Vai. Ci sei? Sì. Stai riprendendo. Allora, siccome è una cosa che non mi ricapiterà più, quella di essere in lunigiana e avere la possibilità di cucinare i testaroli sulla brace, ok? Allora ho deciso, insieme qui al fidato Giacomo, di fare questo esperimento. Testaroli sono questi. Vedete? Questi sono i testaroli, è una pasta. È una pasta questa. Acqua, farina di grano zero e sale, punto. Tre ingredienti semplici. Secondo gli storici gastronomici, questa pasta qua è la più antica pasta che l'uomo conosca, perlomeno è la più antica pasta che mangiavano gli antichi romani. La forma originale è questa, si chiamano testaroli perché vengono cotti su dei testi di terracotta, ovvero sia dei padelloni di terracotta piatti. Ci avete presente, per farvi capire, quello che fa le crepe, su che le fa le crepe? Ecco, diciamo, l'approccio è lo stesso. Si ottiene questo e poi si taglia e diventano questi. Vengono venduti in due varianti, quella già tagliata e quella che io suggerisco di tagliare. Infatti, vedi, quella già tagliata, se la compri, puoi fare tipo il puzzle, no? Lo ricomponi, vedi? Allora, noi questo ce lo mangiamo, aspettiamo, quell'acqua sta per iniziare a bollire. Vedete, abbiamo messo proprio una pentola d'acqua, come si dice da mie parti, una pila d'acqua. Aspettiamo che raggiunga il bollore e poi ci mangiamo i testaroli che vanno cotti per pochissimo tempo. Giacomo, bolle l'acqua? Bolle. Vai, allora ragazzi, io non li lancio perché sennò me ustiono. I testaroli vanno cotti per pochi minuti. Un paio di minuti soli, uno è nato lungo. Il signore è pronto a essere venuto da 3 milioni di persone. Bene. Opla, ecco qua, ci stiamo preparando i testaroli. Eccolo qua, l'ultimo. Ok. 2 minuti e sono pronti. Facciamo riprendere il bollore. Nel frattempo, gli amici dell'azienda mi hanno dato questo pesto che è originale ligure. Allora, io un veloce accenno al pesto di qualità ve lo devo fare. Controllate sempre che ci siano i pinoli. Non so se Giacomo tu ce la fai a riprendere qua. Pinoli. Allora, quando vogliono fare il pesto low cost ci mettono i cugini poveri dei pinoli, ok? Quindi controllate sempre che ci siano i pinoli. La morte dei testaroli è con il pesto, ovviamente pesto ligure in questo caso. Ok, facciamo così. Ok, così. Ok. Babbo! Perfetto. Babbo! Tanto qua strillano tutti. Mattacci quanto è buono sto pesto. Questo è buono, si sente, c'è il parmigiano, cioè, questi sono i pesti seri. No, quelli da 4 sordi che si trovano in giro. Mortacci quanto è buono. Ah, scusate i rumori, io gli chiedo sempre scusa, ma i rumori fanno parte della vita, secondo me. Aspettiamo qualche minuto. Ok, andiamo a riprendere il bollore. Allora, quando arriva la signora? Allora, vediamo un po'. Qui secondo me, ragazzi, sono pronti. Ah, vedeva? Che dice, pronto? Qui c'ho gli indigeni. Si spopolano, signora. È pronto. Ammazzo se pronto. Dai, va, fammo così. No, fammo sfaldare. Non lo facciamo sfaldare il testarolo, secondo me sono andati pure un po' oltre, mannaggia la miseria. Mi è andato oltre il testarolo qui per chiacchierare, per fare foto. Colpa di Giacomo. Secondo me, allora, ole, allora, una bella girata, così, guarda che meraviglia. Poi nel frattempo, sempre qua gli amici della valle mi hanno portato un olietto, niente male, che io ho assaggiato prima. Ok. Ah ragazzi, una cosa, cioè chiaro, l'olio si assaggia così, eh?
Allora, questo ragazzi, st'olio è speciale. Va, vecchio frantoio, fratelli Pelli. Beh, merita una menzione perché è strepitoso. Giro d'olio, olè. Sarà pronta questa signora a farsi vedere 3 milioni di euro. Questa signora chi è? Allora io l'ho un po'. Scusate, venite una. Buonasera, lei signora è la? Ah, lei è la produttrice dell'olio. Complimenti, Michele. Strepitoso. Senti, l'ho un po' distrutti. Era la prima volta che li preparavo sulla brace. Ok. Scotta, no? Poi ci piazziamo là, ci beviamo una birretta di quelle serie, sempre di qua. E praticamente io e Giacomo ci abbiamo la cena, ok? Bene, direi che ci possiamo accomodare, non scordiamo niente, no? Vai. Io la forchetta ce l'ho, te Giacomo ce l'hai? Ce l'ho. Ah, siccome siete convinti che io mangi solo carne, vi faccio vedere qual è la mia cena di stasera. Sono questi testaroli che più locali di qua non sono e gli amici dell'azienda agraria mi hanno dato questa birra, la Dragons, che noi ci beviamo. Aspetta, vediamo se mi riesce. Aspetta, niente, mi riesce. Non fa la figura di. Non so fa che figura di merda. Però è il bello della diretta. Oh, niente, porca. Fatica. E beve una birra. È che non c'è sta. Oh, spigolo. Prima c'è riuscito. Prima c'è riuscito, ma era. Era un altro tavolo, era. Ottimo, grazie, ci viene in soccorso. Grazie mille, grazie. Ma d'altronde noi siamo specializzati in collezioni di figure di merda, quindi ci sta. Olè. Bene, ci abbiamo tutto. Interessante. Signori, buon appetito. Buoni, meritano davvero. Portacci quanto scotta. Ciao Giacomo, tu li vuoi? Due ho fatti senza sale, però. Vabbè, buoni.